Petrini, coordinatrice di Carrozzine da Mare, quali sono le difficoltà che vive una persona diversamente abile che vuole accedere alle strutture della costa? Allora, quello che può sembrare scontato per tanti, per le persone disabili, non è così, insomma. Quindi il fatto di riuscire anche ad entrare in acqua e fare un bagno è una grande conquista, in quanto una persona che non riesce a stare in piedi, immaginate che anche in acqua ha delle forti difficoltà. Quindi anche il fatto di entrare in acqua e di poter andare sulla spiaggia, raggiungere la riva, raggiungere l'ombrellone e godere del mare, la ritengo veramente una grande conquista.